Vogliono togliermi la mia pensioncina di invalidità perché dicono che non ci sono più soldi nelle casse dello Stato. Non le ho mica svuotate io le casse dello Stato. Non sono mica stato io al potere con i 30 tiranni. Dovrei quasi ringraziare il mio accusatore per avermi intentato questa causa. Non avevo mai avuto occasione di parlare di me davanti a tanta gente ed ora, grazie a lui, l'ho trovata. Mi ha denunciato per avere la ricompensa dei delatori. È invidioso! Perché pur con tutta la mia disgrazia, io sono un cittadino meglio di lui. Ai difetti del corpo, infatti, si può rimediare con le virtù dell'anima, così si dice. Se con la ragione e la pratica della vita io colmerò la mia inferiorità, perché sarò meno di lui? Perché dovrei essere... Nel tassaschere unat men, poionde, to aristeron, to dexion, timen in caesero, traum, elco, vive... Sì, sì, basta con le digressioni. Dirò tutto quello che devo dire e sarò più breve che potrò. Dice il mio accusatore che non ho diritto al sussidio di invalidità che prendo dallo Stato. Per lui, infatti, io sono in gamba. Per nulla invalido. È un mestiere che mi frutta da vivere anche senza il sussidio che ricevo. Come prova adduce della mia vigorosa sanità che vado a cavallo e poi un mestiere che mi frutta da vivere. Mio padre non mi ha lasciato nulla. Mia madre ho smesso di mantenerla 4 anni fa quando è morta. Figli che si curino di me io non ne ho. Per ora... Un lavoro che mi frutta bene, no, non ce l'ho, mi frutta ben poco. E poi faccio fatica a lavorare e uno schiavo che mi aiuti non possa certo procurarmelo. Sarebbe strano vedere che prendevo una pensioncina quando in fondo non avevo che questa disgrazia. E adesso che si aggiungono vecchiaia e malattie, voi me la togliete? Sarebbe incredibile che una pensioncina di invalidità che mi ha concesso il governo dei 30 tiranni mi venisse oggi tolta dai democratici. Quanto poi alla mia equitazione di cui mi si incolpa non so con che coraggio, con che pudore. Il discorso non è lungo. È ovvio, signori del Consiglio, che un uomo invalido cerchi e studi ogni mezzo per far fronte meno dolorosamente alla sua inferiorità. Io che ho avuto questa disgrazia cerco di alleviare il mio dolore facendo il percorso che mi tocca fare a cavallo. La miglior prova che vado a cavallo per necessità e non per ardore agonistico come mi si accusa è che se fossi davvero ricco mi comprerei una mula con una sella comoda. E proprio perché non ho la possibilità di comprarmela una muletta che sono costretto a ricorrere ai cavalli da nolo. Non è buffo, signori del Consiglio, che costui, vedendomi sopra una comoda mula, tacerebbe? Che cosa avrebbe da dire? Siccome invece vado a cavallo, cerca di persuadervi che sono ricco. Sì, sono ricco. Che dico? Che dico? Che sono arrogante? Ah, si dice poi che sono arrogante e violento e troppo insolente. Solo con terribili aggettivi può dire la verità. Non ci riesce con un po' di moderazione. Ma voi saprete distinguere, spero, chi può permettersi di essere insolente e a chi la cosa non conviene. Sono insolenti, ovviamente, non i derelitti e le persone misere, ma chi possiede molto più del necessario. No.
non chi è invalido e mutilato, ma chi ha la massima fiducia nelle proprie forze, non chi è giovane, anzi sì chi è giovane, e non chi è anziano e invece non è animato da baldanza giovanile. I ricchi escono da ogni rischio con i soldi, i poveri invece debbono soltanto subire. Dice ancora il mio accusatore che nella mia bottega entrano dei mascalzoni che hanno dilapidato il patrimonio e cercano di imbrogliare quelli che vogliono conservare il loro. Capite bene, signori del Consiglio, che una tale accusa riguarda me non più di chiunque abbia bottega e i miei avventori più di quelli degli altri. Voi tutti, o ateniesi più o meno, avete l'abitudine di perdere il vostro tempo dal parrucchiere o dal profumiere o dal calzolaio, per lo più sempre vicino al mercato, più raramente lontano. E dunque, se qualcuno di voi taccia di mascalzoni quelli che entrano nella mia bottega, il discorso vale ovviamente anche per quelli che soggiornano dagli altri. Quindi per tutti! Che dico? Vi prego solo... Che dico? Vi prego solo... Ah, non sono sorda, ti sento! Vi prego solo, signori del Consiglio, di avere nei miei confronti gli stessi sentimenti di una volta. Sì, non mi private dell'unico vantaggio che la fortuna mi ha concesso. Gli dèi, signori del Consiglio, mi avevano privato dei beni più grandi e per questo la città ha voluto donarmi questa pensioncina. Oh, sarei infelicissimo se già privo, per la mia disgrazia, delle cose più belle, mi venisse oggi tolto per questa accusa anche l'obolo che la città sollecita accorda a chi è nelle mie condizioni. No, assolutamente, signori del Consiglio, non votate per l'accusa. Perché dovrei trovarvi così ostili? Forse per causa mia qualcuno è finito in tribunale e ha perso il patrimonio? Sono stato al potere con i 30 tiranni! Oh, ma se non sono stato che con voi democratici a Calcide, benché avessi la possibilità di restare in città senza paura, scelsi la via dei fuoriusciti e dei partigiani di Trasibulo insieme a voi! Sì, votate per me, signori del Consiglio, tenendo a mente che non sto a render conto né di denaro pubblico maneggiato né di una carica pubblica, ma solo di un obolo. Ecco il mio discorso. Voi mi farete giustizia, io ve ne sarò riconoscente e costui imparerà in futuro a mettersi non con i più deboli, ma con i pari suoi. Dice che sono in gamba. Un obolo.